Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi. In apertura di questo telegiornale ci occupiamo di Covid perché si attendono medici per combattere il coronavirus. È scaduto alle 12:30 di oggi il bando della Protezione Civile per individuare 450 medici volontari specializzati da destinare alla Regione Campania per la gestione dei casi Covid-19. Intanto la situazione è difficile un po' ovunque. Facciamo il punto della situazione in questo primo servizio di oggi. Cala il numero dei contagi in Campania nella giornata di ieri, ma calano anche i tamponi effettuati. La guerra contro il Covid si combatte su più fronti, si cercano di contenere i contagi, di mettere in sicurezza gli operatori sanitari e di rafforzare le reti sanitarie territoriali. La medicina però fa registrare ritardi nello svolgimento dei tamponi domiciliari, con lamentele da parte di persone in attesa di verifica della loro positività. Asintomatici alle prese con il centralino dell'ASL che è presumibilmente sovraccarico, non riesce a rispondere ai pazienti pronto soccorso ed ospedali della provincia di Salerno in affanno. La Campania, come dimostra anche la decisione del governo di inserire la regione in zona rossa, quella a maggiore rischio Covid, è una delle regioni d'Italia più colpite da questa seconda ondata della pandemia di coronavirus. E gli ospedali del territorio sono ormai al collasso. Proprio oggi è scaduto alle 12:30 il bando della Protezione Civile per l'individuazione di 450 medici volontari specializzati da destinare alla Regione Campania per la gestione dei casi Covid. Questi medici, così come ha spiegato il ministro Francesco Boccia, si sommano agli operatori sanitari che avevano già dato la disponibilità per essere utilizzati con il bando dello scorso 24 ottobre. Fino a ieri sera continui i passaggi pubblicitari sulle reti RAI che hanno destato non poca preoccupazione tra gli ascoltatori. Si confida ora nell'arrivo di medici pronti ad entrare in trincea per combattere il Covid, ma intanto Pierino Di Silverio, componente dell'esecutivo ANAO Assomed nazionale e vice segretario regionale della Campania, ha denunciato all'ADN Cronos Salute che la situazione in Campania è allo stremo. Ogni giorno ricevo centinaia di messaggi di colleghi, ha dichiarato, che dicono tutti la stessa cosa. Non ce la facciamo più, non è vero che abbiamo ancora posti letto disponibili per i pazienti Covid. Cominciamo a dover scegliere chi curare e chi no. Nell'ultimo mese e mezzo si è infettato in Campania il 30% degli operatori, avverte il rappresentante del sindacato dei medici del Sistema Sanitario Nazionale. Nelle prossime settimane sarà sempre peggio, continua, e se la curva non si raffredda noi scoppiamo. Abbiamo una valanga di pazienti che necessita di cure, non tutti da terapia intensiva, ma che restano troppo tempo in ospedale. E c'è sempre un'altra emergenza per la quale arriva l'appello da più parti. C'è assenza di bombole di ossigeno, di contenitori più che di ossigeno. L'appello a tutti è a restituire, qualora fossero ancora al domicilio dei pazienti, le bombole di ossigeno alle farmacie nelle quali sono state ritirate. Ed intanto non mancano gli sciacalli. I carabinieri del NAS hanno avviato un'inchiesta che è stata ripresa ieri anche dalle TV nazionali. La carenza delle bombole di ossigeno, situazione complessa in Campania, in particolarmente in provincia di Napoli, non è sfuggita ai carabinieri. I NAS stanno effettuando delle indagini per capire il reale motivo di questa carenza, ma soprattutto sul mercato clandestino che si è creato con molte persone che stanno vendendo sui social le bombole che hanno a casa e non più restituite alle farmacie dove le avevano ritirate. Della mancanza dei contenitori per l'ossigeno, sostanza oggi fondamentale per i malati di Covid, si stanno occupando anche i media nazionali. Ieri una giornalista del TG2 ha risposto ad un annuncio su Facebook facendo finta di voler acquistare una bombola. Il venditore era di Nocera Inferiore, aveva chiesto 50 euro. Quando poi ha capito che stava parlando con una giornalista, ha detto che la bombola voleva regalarla. Sto qui a Nocera Inferiore. Incrociamo il nostro uomo alla periferia di Nocera Inferiore, puntuale. Ma c'è la scadenza? Non lo so, perché mi hanno detto della scadenza, qualcuno che mi ha contattato, però io non ne ho idea. Ovviamente non è un farmacista e non sa nemmeno se la bombola è piena e di cosa. Quello che importa è l'involucro, il contenitore, di quello c'è bisogno in questo momento. Quando diciamo che siamo giornalisti, decide di regalarcela. Io vi ho detto che ve la regalo, vi ho detto. Quando avete telefonato, che ci stavo dentro, ho detto non lo so che ci stavo.
Intanto dalla regione, anche su segnalazione di Federpharma Campania, arriva la sollecitazione a tracciare le bombole per avere la certezza che quando svuotate tornino alla farmacia. Stop all'accorpamento dei reparti di chirurgia ed ortopedia nell'ospedale Santa Maria Addolorata di Eboli. La UIL Funzione Pubblica ha inviato una richiesta ai vertici dell'ASL affinché possano revocare questa decisione. Sentiamo. No della UIL FPL Salerno all'accorpamento dei reparti di chirurgia ed ortopedia all'interno dell'ospedale Maria Santissima Addolorata di Eboli. La nota del sindacato a firma del segretario Donato Salvato e del coordinamento provinciale medici Raffaele Albano è indirizzata all'ASL e al direttore sanitario del presidio. Il reiterarsi di disposizioni in assenza di confronto con le organizzazioni sindacali, scrivono, evidenzia arroganza ed incapacità a gestionare. Tutto ciò in un momento epidemiologico delicato, dove gli operatori sanitari hanno bisogno più che mai di serenità, trasparenza nelle direttive, tutela nei riguardi del contagio proprio e dei propri familiari, possibilità di partecipazione ai momenti riorganizzativi. Continuare la riorganizzazione dei presidi ospedalieri in applicazione delle direttive regionali per assistere i pazienti Covid in estrema confusione, con direttive improvvisate e contraddittorie sugli spazi da attivare per i percorsi dedicati, sulle risorse umane e strumentali da utilizzare in queste aree, sulla modifica dell'organizzazione del lavoro, sul diverso utilizzo delle figure professionali, come sta accadendo al presidio ospedaliero di Eboli, negando sistematicamente il confronto, nonostante il delicato momento epidemiologico ci vedrà costretti ad attivare forme di mobilitazione nell'esclusivo interesse dell'utenza che quotidianamente si rivolge al plesso ospedaliero e a tutela dei lavoratori e delle loro famiglie. Pertanto, con tale nota, conclude la UIL FPL, si richiede la revoca immediata della disposizione, la urgente convocazione, anche in videoconferenza, di un incontro per la risoluzione delle criticità già evidenziate in precedenti note dalla delegazione aziendale della UIL. Ed intanto in provincia di Salerno si registra un nuovo lutto per coronavirus a Capaccio Pestum. A perdere la vita questa volta un 81enne di Capaccio residente in località Rettifilo. Sentiamo. Secondo decesso legato al coronavirus a Capaccio Pestum. È purtroppo deceduto nella tarda mattinata di ieri un uomo di 81 anni residente in località Rettifilo. L'anziano, dopo aver contratto il virus, era stato poi ricoverato presso il reparto Covid dell'ospedale civile di Agropoli il 14 novembre scorso. A comunicarlo sono state le autorità sanitarie preposte con l'aggiornamento quotidiano fornito dall'amministrazione comunale di Capaccio Pestum, retta dal sindaco Franco Alfieri, a rilasciare un messaggio di cordoglio da parte del primo cittadino a nome dell'intera comunità vicina ai familiari in questo momento difficile. Dal bollettino del comune poi i dati di giornata, con ieri nuovi 7 casi nella città dei Templi. Il totale degli attuali positivi si aggiorna e raggiunge le 66 unità, con 111 persone in isolamento domiciliare. La buona notizia sono i 4 guariti. L'invito in questo particolare momento, con la seconda ondata dell'emergenza coronavirus in pieno atto e la zona rossa per la Campania, è sempre lo stesso e viene rimarcato nel messaggio dell'ente: rispettare le norme anti-Covid, con particolare attenzione per obbligo di mascherina, distanziamento sociale e sanificazione delle mani. L'associazione Andare Avanti lancia una petizione per istituire dei posti letto di terapia intensiva pediatrica a Salerno. La consulenza è del dottor Basilio Malamisura. Serve più assistenza, bisogna puntare sulla prevenzione per i bambini. Sentiamo.
Più assistenza e prevenzione per i bambini. Occorre istituire dei posti letto di terapia intensiva pediatrica a Salerno. A chiederlo attraverso una petizione l'associazione Andare Avanti, che ha avviato una raccolta di firme per sensibilizzare i vertici della regione Campania e la politica tutta. La salute dei bambini è una priorità. L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo rende necessario indirizzare gli sforzi e le risorse verso investimenti capaci di garantire più salute, soprattutto per le fasce in età pediatrica. È opportuno, dove e quando possibile, immaginare di investire, sottolinea Gaetano Amatruda, in strutture che possano assicurare più servizi e prestazioni ai cittadini e garantire benefici anche in futuro. Con questo spirito i componenti dell'associazione hanno chiesto, nell'ottica assolutamente costruttiva, un parere al dottore Basilio Malamisura, già direttore dell'unità operativa di pediatria e centro di riferimento regionale per la celiachia, azienda ospedaliera universitaria di Salerno al polo di Cava dei Tirreni. Il contributo del dottore Malamisura, da tutti riconosciuto come un'eccellenza, rilancia Amatruda, qualifica l'iniziativa che non ha carattere politico e che ha l'ambizione di avviare una riflessione. È una battaglia di civiltà che dovrà unire e non dividere, ha sottolineato l'avvocato Fabio Mammone, spiegando i motivi della petizione. La diffusione pandemica del coronavirus ha palesato tutti i limiti organizzativi del sistema sanitario nazionale e dei sistemi sanitari regionali. È indubbio che le politiche di investimento in campo sanitario negli ultimi anni siano state tutt'altro che virtuose e soprattutto poco attente alle esigenze dei territori. Ed invero l'associazione Andare Avanti ha verificato che attualmente in provincia di Salerno non sono attivi posti in terapia intensiva o subintensiva destinati a malati in età pediatrica. Ed allora in seno all'associazione si è pensato di attivare immediatamente una pubblica sottoscrizione affinché la Regione Campania venga sollecitata ad investire per porre rimedio a questa gravissima mancanza. È impensabile in una situazione emergenziale quale è quella che stiamo vivendo essere costretti a dover trasferire giovani pazienti presso le strutture ospedaliere napoletane. Ed invero nella provincia di Salerno risulta attivo un unico posto in terapia intensiva destinato a malati in età pediatrica presso la struttura ospedaliera di Battipaglia. Ed allora io invito ciascuno di voi a cogliere questo nostro invito, a sostenere l'iniziativa dell'associazione Andare Avanti e a far propria questa pubblica sottoscrizione affinché la Regione Campania possa essere indirizzata ad investire dove in questo momento è realmente necessario. La nuova ordinanza di De Luca, che prevede la riapertura delle scuole per la settimana prossima, con l'attivazione anche di un servizio di prenotazione di tamponi per la comunità scolastica, divide. Alcuni sindaci della provincia di Salerno hanno attivato una serie di incontri con i dirigenti scolastici. Non manca il comitato delle mamme, che dice no, soprattutto adesso che siamo in zona rossa. È il caso anche del sindaco di Pagani, Raffaele Maria De Pri. Sentiamo. L'emergenza Covid, ricevo almeno 30-40 telefonate al giorno, io sul mio telefono personale, poi c'è l'altro mio telefono che lo gestisce più o meno la segreteria, sono centinaia, per cui stiamo cercando di dare le risposte. Alle mie informazioni stiamo arrivando oltre 500, anche se si devono contare anche i guariti, di cui non abbiamo notizie ufficiali, però sappiamo in maniera ufficiosa che ci sono dei guariti. Una cosa importante che volevo dire è che nel pomeriggio, in tarda serata, farò uno studio insieme ai componenti del COC Fraese e Beniamino Ravano, perché ci concentreremo soltanto sui contagi per i bambini da 0 a 6 anni. Si parla di apertura delle scuole, ho un incontro con i dirigenti scolastici e sarò pronto a prendere decisioni alla luce anche di questo studio sul contagio specifico, per cui conteremo nel pomeriggio quanti sono i professori coinvolti da positività, quanti sono gli alunni, quanto è il personale non docente. Fatto questo studio prenderò le mie decisioni.
sono tra quelli che non vuole o non vorrebbero prendere decisioni saltuarie, per cui alla luce di questo studio che faremo, noi decideremo se chiudere le scuole non per una prossima settimana, dal 3 dal 4, no, a questo punto si farà una scelta drastica. Se non c'è una situazione di contesto ideale, chiuderemo le scuole fino a dopo l'Epifania. Quindi non parete, No, è una scelta che farò come sindaco, come amministrazione, però non possiamo far stare né le famiglie né le mamme nel limbo. E veniamo ora alla cronaca. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha denunciato 59 contribuenti che, pur di non versare le tasse effettivamente dovute, hanno fatto risultare l'esistenza di crediti fittizi, ponendo in essere così un'evasione fiscale che è stata quantificata in oltre 7 milioni di euro. Sentiamo. Dichiarano crediti d'imposta a fasulli per evadere le tasse. Denunciati 59 contribuenti che, pur di non versare le tasse effettivamente dovute, hanno fatto risultare l'esistenza di crediti fittizi, ponendo in essere così un'evasione fiscale quantificata in oltre 7 milioni di euro. I finanzieri di Nocera Inferiore hanno infatti ricostruito il meccanismo fraudolento di cui hanno beneficiato titolari di ditte individuali e società di Salerno e provincia, come pure di altre regioni, i quali, grazie ad un semplice passaparola, erano riusciti ad entrare in contatto con i materiali artefici della truffa, due soggetti del Vesuviano. Questi ultimi, pur senza possedere alcuna qualifica professionale, si prestavano a compilare e trasmettere tramite il canale home banking i tradizionali F24 per conto degli imprenditori, azzerando tutto d'un colpo i debiti con il fisco. In cambio di modesti compensi, riportavano sistematicamente nella sezione crediti dei modelli di pagamento degli importi di fantasia, che però permettevano nei fatti di compensare quasi del tutto l'ammontare delle imposte dovute. In effetti il trucco, se così si può chiamare, consisteva proprio nel non annullare completamente il debito fiscale. Così facendo, il sistema ricevuta comunque una notifica di accredito dalle banche, seppur per pagamenti irrisori, riconosceva per buoni i pagamenti effettuati, fatte salve le successive verifiche del caso. In assenza di segnali di anomalia sulla autenticità dei crediti dichiarati, una volta verificata l'esattezza dei dati identificativi del contribuente, si procedeva alla cancellazione delle posizioni debitorie di chi aveva comunque provveduto ad un pagamento. Per contrastare il fenomeno, con l'ultima legge di bilancio è stata introdotta ad inizio anno una nuova disciplina delle compensazioni, con più stringenti obblighi in capo ai contribuenti, come il possesso delle credenziali di accesso ai portali Entratello Fisco Online dell'Agenzia delle Entrate, oppure quello di avvalersi in alternativa di intermediari abilitati. In questa circostanza l'intervento dei militari ha messo fine al meccanismo di evasione, garantendo anche la restituzione delle somme sottratte all'erario. I carabinieri di Giffoni Vallepiana hanno invece tratto in arresto questa mattina un pregiudicato del posto per spaccio di sostanze stupefacenti. Arturo Carrafiello, 42 anni, era già da tempo noto alle forze dell'ordine per essere il fornitore della zona dei Picentini di cocaina e marijuana a diversi assuntori dei Picentini. Una decina di loro è stata individuata dai militari e segnalata alla prefettura di Salerno. L'attività illecita di Carrafiello è stata monitorata per quasi un anno dalle forze dell'ordine della stazione di Giffoni, coadiuvati dalla compagnia dei carabinieri di Battipaglia agli ordini del maggiore Vito Antonio Sisto. I carabinieri hanno trovato in casa del pregiudicato diverse dosi di cocaina e sequestrato il denaro provento dello spaccio. Il GIP ha contestato al pusher la recidiva infraquinquennale e disposto l'ordinanza cautelare in carcere allo spacciatore. Carrafiello è stato trasferito questa mattina nel carcere di Forni. E a proposito di carabinieri, rende omaggio a Dante Alighieri l'edizione 2021 del calendario storico dei militari dell'arma. Giunta alla sua 87esima edizione, il calendario è stato presentato in modalità virtuale. Sentiamo. Rende omaggio a Dante Alighieri l'edizione 2021 del calendario storico dell'Arma dei Carabinieri. Il comandante provinciale, colonnello Gianluca Trombetti, ha presentato questa edizione
in una nota stampa. Con una tiratura di oltre 1 milione di copie, di cui circa 10.000 lingue straniere, il calendario storico dell'Arma dei Carabinieri è un oggetto ambito che possiamo trovare tanto nelle private abitazioni quanto nei luoghi di lavoro e ritrovo. A testimonianza, scrive il colonnello Gianluca Trombetti, del fatto che ovunque fa piacere la presenza di un carabiniere. Quello del 2021 è un calendario che rende omaggio al sommo poeta Dante Alighieri. L'Arma non poteva lasciarsi sfuggire l'occasione di farlo nel 700° anniversario dalla morte di Dante. Cos'altro l'inferno se non una puntuale rassegna di storie criminali? Per il calendario storico 2021 l'Arma dei Carabinieri si è affidata alla penna di Valerio Massimo Manfredi, cantore e custode della storia antica, e alle tavole realizzate da un esponente della transavanguardia italiana, Francesco Clemente. Un maresciallo, Donato Alighieri, emblema del buon carabiniere, toscano come il sommo poeta e il filo conduttore trasversale fra i 12 racconti, uno per ogni mese. Alighieri, colto fino al punto di conoscere a memoria l'intero poema, narra di vicende verosimilmente accadute nel suo percorso di carriera e nelle diverse esperienze operative maturate, percependo le parole di Dante come fonte insostituibile di ispirazione per coraggio, inventiva e generosità. Richiama episodi reali e cita eroi veri come il maresciallo Leonardi, che il 16 marzo del 78 in via Fano fece da scudo col suo corpo all'onorevole Aldo Moro. Le storie ispirate da episodi di vita vissute, le immagini raffiguranti simboli ed elementi dei carabinieri facilmente riconoscibili si sposano e dialogano fra loro in una letteratura mista che riporta stili ed epoche da cui traspare lo spirito eroico del militare e la consapevolezza di trovare anche nei gesti più piccoli il coraggio di una vita di valore, facendo inoltre contrappunto alle terzine della Divina Commedia di Dante. Ed il Covid non ferma le attività di comunicazione del Profagri di Salerno, che venerdì sera darà spazio ad una degustazione virtuale di vini. L'occasione per vivere un'esperienza unica e per conoscere più da vicino Capoclasse e Penna Rossa, i due vini di punta dell'Istituto Agrario di Salerno. Sentiamo di cosa si tratta. Diventa virtuale la degustazione dei vini di produzione del Profagri di Salerno. Cambia il modo di comunicare ai tempi del Covid, ma con i sistemi online si ottimizza comunque la comunicazione sul vino in modo efficace ed immediato. L'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente di Via delle Calabrie, venerdì 19 novembre alle ore 18, presenterà i propri vini nel primo Digital Wine Testing, un'esperienza autentica con la prima degustazione virtuale di Capoclasse e Penna Rossa. Il dirigente scolastico Alessandro Turchi, che aprirà i lavori di un convegno virtuale che vedrà la presenza del presidente di Assoenologi, l'Associazione di Enologi ed Enotecnici Italiani, sezione della Campania, Roberto Di Meo, con cui l'Istituto ha siglato un protocollo d'intesa per le attività formative di consulenza, ha inviato i campioni dei vini agli interessati, che dialogheranno con loro attraverso la piattaforma Google Meet. Beh, in tempi difficili ci dobbiamo adeguare. Noi ne approfittiamo per lanciare questa iniziativa che è particolare, cioè una degustazione a distanza, insomma, è un po' strano a dirsi, però di fatto è una cosa carina, perché i nostri esperti, che sono il professor Ernesto Buono, enologo, e il nostro alunno Lorenzo Mascolo, illustreranno le modalità con cui produciamo questo vino, e per noi è un grande motivo di orgoglio passare dalla produzione di uva della nostra vigna di Capaccio fino al completamento della filiera con la cantina che quest'anno abbiamo inaugurato. Poi ci saranno i due esperti dell'ONAV che faranno proprio la degustazione, uno del vino fiano che si chiama Capoclasse e uno del vino aglianico che si chiama Penna Rossa. Ognuno di loro degusterà questo vino a distanza, ovviamente, spiegando le caratteristiche, spiegando anche le modalità, le temperature con cui lo dobbiamo servire, tutta insomma una serie di spiegazioni tecniche da parte di due esperti, appunto, dell'ONAV. Poi ci sarà Assoenologi presente, perché con Assoenologi Campania abbiamo stilato un protocollo d'intesa di collaborazione proprio da quest'anno, un anno particolare, appunto, perché parte la nostra cantina, e concluderà la giornata, l'evento, e per
noi è un grande onore, il dottor Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, grande esperto di enogastronomia, e crediamo che sia la giusta e la degna conclusione di un convegno che pone i riflettori sul nostro vino, ma soprattutto pone i riflettori, punta i riflettori su una scuola che, lo dico senza modestia, è un'eccellenza per la nostra regione. Un appuntamento importante, infatti, per dare il giusto merito al lavoro fatto dai ragazzi negli ultimi anni, che hanno reso possibile attivare questa intera filiera, arrivare all'inaugurazione della cantina, arrivare addirittura alla vendita online degli stessi prodotti. Allora, ripeto, per noi è un grande motivo di orgoglio. Il vino è la punta di diamante di una scuola che ovviamente non tratta soltanto di vino. Quest'anno con la cantina abbiamo ampliato ulteriormente la nostra produzione e vendiamo anche online, addirittura vendiamo in tutta Italia, dalla Sicilia fino al Trentino Alto Adige, stiamo vendendo il vino ovunque. E noi, per noi è una grande soddisfazione per i nostri ragazzi, e i nostri alunni sono in crescita come numero, negli ultimi anni sono praticamente raddoppiati gli alunni iscritti alla nostra scuola. Sono aumentate le sedi, adesso siamo a 7 sedi in provincia di Salerno. Crediamo veramente con grande orgoglio che sia una scuola straordinaria e credo che dobbiamo, come campani e come meridionali, essere assolutamente orgogliosi di questa scuola. Questa pandemia quanto ha fermato il lavoro degli studenti, soprattutto nel portare avanti questo progetto? Purtroppo il lavoro si è fermato. Abbiamo per fortuna avuto, diciamo, un momento di calma della pandemia e quindi a settembre abbiamo potuto effettuare la vendemmia con i ragazzi, e i ragazzi hanno lavorato anche in cantina per la produzione del vino. In questo momento purtroppo sono lontani, lavorano a distanza come tutti gli studenti della Campania in questo momento, però insomma siamo pronti, la scuola non si ferma, siamo pronti per la ripresa. E parleremo di sport, di calcio, ci sono novità che riguardano la Salernitana che è attesa da un nuovo incontro alla Recchi la settimana prossima, ma lo facciamo tra poco dopo la pubblicità e non prima di aver visto insieme anche cosa ci riservano le previsioni del tempo per le prossime ore. In collaborazione con... Accendi la cultura con Tecnoscuola. L'università è a casa tua con l'innovazione dell'università telematica. Iscriviti ai corsi universitari con soli 1.500 euro annui e con Tecnoscuola puoi recuperare gli anni scolastici per tutti gli indirizzi di studio o conseguire il diploma anche in un anno. E poi corsi di formazione REC, OS, RAC, operatore per l'infanzia e inoltre scuola per estetista, biennio e specializzazione. Tecnoscuola è a Battipaglia, Fisciano e Salerno. Tecnoscuola.it. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, bel tempo, con cieli sereni o velati. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. Siamo alla pagina dello sport, ci occupiamo ora di calcio. C'è grande attesa per la decisione sulla partita fantasma tra Salernitana e Reggiana, il cui risultato è ancora sub iudice. Il giudice sportivo si esprimerà domani, si va verso il 3-0 a tavolino in favore della truppa di Castori. La Reggiana, che non si era presentata alla Recchi a causa dell'epidemia da coronavirus, rischia anche il -1 in classifica. È durata anche troppo l'attesa per il verdetto del giudice sportivo in merito alla gara tra Salernitana e Reggiana non disputata per l'assenza degli ospiti decimati dal Covid. La Reggiana aveva soffrito del bonus rinvio in occasione del turno precedente, ma non avendo recuperato la gran parte degli effettivi, decise di non presentarsi alla Recchi. Dopo qualche dichiarazione risentita rilasciata a caldo, il DG degli Emiliani, Doriano Tosi, ha corretto il tiro ed ora pare essersi arreso. Anche lui si aspetta che il giudice sportivo assegnerà la vittoria a tavolino alla Reggiana.
Reggiana. Va ricordato che dopo il caso Reggiana la Lega B ha tenuto un'assemblea in cui ha ribadito necessità e volontà di attenersi al regolamento varato prima dell'inizio del campionato per fronteggiare l'emergenza Covid. Il giudice sportivo dunque domani non potrà che applicare quanto previsto da FIGC e Lega B. Inoltre, ed è questa la preoccupazione principale della Reggiana, non è da escludere che agli emiliani venga inflitta anche la penalizzazione di un punto in classifica, proprio come accaduto al Napoli. È vero che il regolamento Covid della Lega B non lo prevede, ma è pur vero che la FIGC non ha previsto una postilla a margine del regolamento generale. Ed allora il prossimo passo in sede di giustizia sportiva della Reggiana potrebbe essere un ricorso non tanto per ribaltare lo 0-3 a tavolino ed ottenere la disputa del match, quanto per evitare l'eventuale meno 1 in classifica. Domani il primo round. Ed è cominciata la settimana tipo per la Salernitana, che lunedì sera tornerà in campo dopo la sosta ospitando la Cremonese alla Recchi. Castoria aspetta il rientro di 5 nazionali e recupera qualche infortunato. Ancora fermo ai box invece l'attaccante Gondo. La Salernitana ha ripreso la preparazione ieri pomeriggio sul sintetico del campo Volpe invece che al Meri Rosi. Il giro di tamponi in programma ieri inoltre è stato posticipato a oggi. Le condizioni meteo hanno suggerito alla truppa granata di spostarsi sul sintetico del campo Volpe ad un tiro di schioppo dallo stadio Arechi. Fabrizio Castori ha dovuto rinunciare ancora ai suoi 5 nazionali impegnati con le varie rappresentative di appartenenza. Gigi e Caro sono rientrati soltanto in giornata. Domani toccherà Belez, Gomber e Veseli. Ancora fermo ai box l'infortunato cronico Cristiano Lombardi, che prosegue nel percorso di fisioterapia e ne avrà ancora per almeno 2 settimane. Hanno lavorato a parte Lopez, Schiavone e Gondo. I primi 2 saranno certamente arruolabili lunedì prossimo contro la Cremonese nel Monday Night dello stadio Arechi. Uno almeno partirà quasi certamente titolare. Discorso diverso per l'attaccante ivoriano Gondo, che continua a convivere con i problemi all'adduttore destro, accusati da oltre un mese prima del match contro il Pisa all'Arechi, aggravati poi dalla ricaduta alla vigilia di Salernitana-Ascoli, dove l'attaccante fu inizialmente convocato, salvo poi essere spedito in tribuna per il riacutizzarsi del problema all'adduttore. Buone notizie per Andreas Caro. Il problema al flessore destro del cipriota, bloccato sabato prima della gara della sua nazionale contro il Lussemburgo, sembra essere stato soltanto un falso allarme. Ieri sera il difensore di proprietà della Lazio è rimasto in panchina contro il Montenegro nell'ultimo match di Nations League. Cipro ha perso ed è ultimo nel girone, dovrà giocare i play-out per non retrocedere in Lega D. Patrick Žižek invece ha giocato titolare e con la fascia di capitano sul braccio ieri pomeriggio nel 3-1 con cui la sua Polonia Under 21 ha battuto i pari età della Lettonia. Milan Djuric non è stato convocato in nazionale stavolta ed è rimasto a Salerno a lavorare agli ordini di Castori. La partita di lunedì sarà speciale per l'Ariete ex Bristol e non soltanto perché ha giocato nelle fila della Cremonese, 20 presenze e 3 gol in terza serie per lui nel 2012-2013, ma anche e soprattutto perché si sfidano sulle rispettive panchine 2 dei suoi principali mentori. Castori lo fece esordire tra i professionisti a 17 anni nel Cesena, 13 anni or sono. Era il 30 ottobre in trasferta a Mantova in Serie B. A sostituire il tecnico di Tolentino sulla panchina romagnola fu proprio Bisoli, con cui l'Ariete bosniaco trovò la vittoria del suo primo campionato, quello di Serie C 2008-2009, e infine l'esordio in massima serie il 14 settembre del 2014 all'Olimpio contro la Lazio di Claudio Lotito. Intanto, alla vigilia della decisione del giudice sportivo sul caso Salernitana-Reggiana, il campionato continua a vacillare a causa del Covid. Il Vicenza ha numerosi positivi in rosa e ha chiesto ufficialmente il rinvio della gara di sabato contro il Chievo Verona. Complice il posticipo di 24 ore del giro di tamponi fatto dalla Salernitana soltanto ieri, i risultati degli stessi si sapranno soltanto nella giornata di domani.
Ed ora ci occupiamo di Serie C perché è stato presentato ieri il nuovo allenatore della Cavese, Vincenzo Maiuri. Il tecnico prende il posto del dimissionario Modica a seguito dell'ennesima sconfitta rimediata dagli Aquilotti. Perentorio Maiuri, che tradisce fiducia e voglia di riscatto, conta solo la Cavese, ha dichiarato. 25 minuti, tanto è durata la conferenza stampa di presentazione di Vincenzo Maiuri quale nuovo allenatore della Cavese. L'evento è stato trasmesso alla fine in differita per ragioni organizzative e il tecnico milanese, subentrato a Giacomo Modica e a Michele Facciolo, ha detto di ritenersi orgoglioso per essere stato chiamato da una società come la Cavese che, l'ha detto lui, è tra le poche ad avere una programmazione in Serie C. Ed è arrivato in una piazza che a suo avviso è tra le più importanti nell'Italia meridionale. E questo è un grande complimento per Cava dei Tirreni perché rispetto a Taranto, che è la città dove Maiuri risiede, non ha visto per 30 stagioni il campionato di Serie B. Maiuri, che si avvarrà della collaborazione del suo secondo Felice Scotto e di altri uomini della società già presenti, tra cui il preparatore Agosti e il preparatore dei portieri Visconti, ha descritto quella che a parere suo è la ricetta attraverso cui una squadra si può salvare. Ho trovato una squadra chiaramente un po' in difficoltà, in virtù magari dei risultati che magari nessuno di loro voleva, però una squadra di buona qualità, una squadra che ha tutto per tirarsi fuori, una squadra che secondo me riuscirà a creare i presupposti per fare un'impresa e dobbiamo tutti quanti essere convinti di esserne all'altezza perché secondo me manca niente, probabilmente anche un po' di fiducia. Il risultato dà la fiducia, siamo nello stesso campionato, non dobbiamo guardare, non c'è il gigante, non c'è il nano, siamo tutti sullo stesso livello, non dobbiamo avere paura di niente, allo stesso tempo ci dobbiamo guardare, dobbiamo avere paura di noi stessi, soprattutto dobbiamo capire che fino ad ora si poteva dare di più, non è stato dato tutto quello che si poteva dare e capire perché questo non è stato dato, quindi ci vuole una grande introspezione, cercare di tirare fuori un qualcosa che magari c'è, è lì e che deve venire per forza fuori, perché qua noi dobbiamo arrivare a fare un qualcosa di buono, non possiamo stare lì a vedere gli altri che esultano e noi andare a casa con la testa bassa, non esiste questa cosa qua, non esiste nella maniera più assoluta, noi dobbiamo lavorare per essere delle persone felici, dobbiamo andare a casa contenti, siamo felici solo se facciamo i risultati, dobbiamo lavorare con continuità, con concentrazione, con cattiveria e determinazione sul risultato, mettendoci tutti, ognuno quello che deve mettere. Ed ora ci occupiamo di basket perché riparte il campionato di Serie B finalmente sabato 28 novembre e la Virtus Arechi conferma le sue ambizioni da protagonista. Marco Mennella, guardia del quintetto Blaugrana, non vede l'ora di giocare. Stiamo lavorando intensamente queste settimane, purtroppo il campionato lo stiamo slittando di settimana in settimana, però fortunatamente con i casi che abbiamo avuto in squadra li stiamo recuperando tutti quanti i ragazzi, quindi giorno dopo giorno stiamo lavorando sulle cose fondamentali che il coach ci dice per diciamo, approcciare al meglio alle sorti che purtroppo ancora oggi non sapremo se sarà la settimana prossima o addirittura tra due settimane. La crescita penso sta andando molto bene. Noi stiamo lavorando sui fondamentali, penso che i ragazzi, anche gli unders, ci stanno dando una mano in questo periodo di sfortuna, diciamo possiamo dire così. Penso che il lavoro ci pagherà subito, sin dalla prima giornata e con Coach Martino penso che faremo tante cose. Diciamo anche per me è stato un periodo un po' difficile, però già da qualche settimana ho ripreso e quindi sto trovando già abbastanza confidenza con il campo e questo mi fa piacere. E non vedo l'ora di iniziare questo nuovo percorso, se possiamo dire così, in Maglia Virtus Arechi. Niente, aspettiamo l'esordio ufficiale in attesa anche di aspettare che tutti i palazzetti riaprano per abbracciare il nostro pubblico da vicino.
Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti, in ogni caso vi rimando alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Grazie come sempre per averci scelto. Arrivederci. Vedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.